Buongiorno, buongiorno, diretta un po' più tardina stamani, Non abbiamo fatto proprio la mattinata perché stamani un'opera di bene. Ho approfittato, eccola qui, spillettina dell'Avis. Oggi ho donato sangue e tu niente. Ora abbiamo fatto come Avis, però lo possiamo fare anche con qualsiasi altra associazione. L'importante è che donate, è una cosa che fa bene. Nel senso, vi controllate, fate del bene e in più potete fare l'edicola a mezzogiorno. Perché è una giornata di permesso che potete. Sì, ti danno anche il Vi danno il permesso. permesso. E a me chi me lo dà il permesso? Nessuno. Diciamo, chi è indipendente ha cioè il Non permesso accetta per la questo. donazione. Quindi, buongiorno. Ciao patatone e patatone, come state? Diciamo già la notizia di Ciao! oggi. Oggi ci sarà il candidato Meloni da noi. Giusto? Così è detto. Così ha detto, Allora lo e richiamiamo poi. poi lo daremo nel pomeriggio, eventualmente in Sì, perché c'è serata, da montare tutto il nel pomeriggio, consistorium. quindi niente. Allora, vediamo un attimo qualche notiziettina, eh? Allora, Ma perché non dei? allora, il primo confronto a colpi di ambiente. Il primo confronto a colpi d'ambiente per i candidati a sindaco di Portoferraio. Allora, Zini, Meloni, La Nera hanno risposto alle 9 domande specifiche di Legambiente assente per motivi di lavoro di Tursi. Gli hanno fatto le domande, hanno messo le cuffie, hanno avuto 30 secondi ciascuno per rispondere. La cicogna è un animale autoctono o no? Un attimo, posso avvalermi dell'aiuto di casa? Da casa? Questo No? facevo tempi di Sì. telemike. Sì, Sì, la cicogna cicogna è un è animale autoctono. autoctono. Ah, colpo di scena, amici ascoltatori. Ha Arrivo. detto che la cicogna è autoctona. Ha sbagliato, eh? Bimbo lo facevo mai che un giorno, poi mi sono specializzato in quelli dell'erba. Quindi, vediamo un po'. Faccio Peppe Grillo, anche se ci uscire in tanto. Maria Frangioni, presidentessa di Legambiente Arcipelago Toscana, Ciao Mary! Ciao Mary! Ha moderato il confronto. Sottoponendo ai candidati 9 domande specifiche a tema ambientale, a partire dalla valorizzazione del centro storico, mobilità sostenibile, tutela delle spiagge e del mare, fino ai temi spinosi della gestione dei rifiuti e del progetto Waterfront cittadino. Angelo Zini ha fatto pesare la propria esperienza politica rispondendo alle domande in modo puntuale. Wow, Angelo! Yes. Angelo! La so! Sì, la indovino con una! La indovino, fantastico! No, faccio frullino, va, E punta sulla creazione di una fondazione che si occupi della custodia e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e più ce ne ha, più ce ne mette. Partito col frullino, sosterremo anche il progetto Porto Cantieri. La bocca Porto Cantieri. Cantieri. Cantieri, però in un lavoro complesso e comunque è anche più strutturato, ecco. Poi invece Simone Meloni ieri si è picchiato Oggi l'ho visto, stamattina ho visto Francesco Semeraro, perché abbiamo portato i nostri figli sono e i suoi partiti? nipoti. Sono partiti, sono andati a fare rafting sulla Vetone Rosita! a Doganaccia, ma con la temperatura che c'è, secondo me lì sciano. Però invece, bella iniziativa. Complimenti anche al professore Andrea Ricci. Bravo Andrew! E Andrew per lui di Garba e queste cose lì, quindi. Bravo Andrew! E bravo. Anche agli altri professori che stanno accompagnando, ma non vorrei certamente far danno, capito? Buongiorno, quasi buon pomeriggio, sì. Giornate intense per l'edicola urbana in cui siamo a risgoccioli di questa campagna elettorale, diciamo, perché comunque sia il 26 arriva la svelta, un attimo. Meloni ha detto invece che vorrebbe fare dei passaggi pedonali non immediati, cioè non immediati nel tempo, pezzo per pezzo, perché va valutato un attimino. Verde pubblico molto disomogeneo, quindi insomma ognuno ha espresso diciamo, i punti di vista sul discorso ambientale e di viabilità a Portoferraio. Polemico invece La Nera sulla raccolta. La Nera, ma perché c'è sta cosa? Polemico, non mi piace. Polemico con la politica attuata da ESA.
per la raccolta dei rifiuti e è deciso ad eliminare le discariche abusive con azioni preventive, mi tocca urlare, e non solo di repressione. Scusate, ma non ci sentono? Oh, il waterfront, il waterfront è da realizzare, sempre secondo la nera. Attenzione, attenzione, attenzione. Io poi c'ho da dire così, ne ho talmente ora. Ma c'è sto cazzo di... Poi abbiamo quindi Angelo Zini che incontra oggi in via Manganaro i cittadini, invece Simone Barbi approccio i cittadini. Qui per rimanere un attimino nella politica, poi c'è Di Tuzzi che non c'era per impegni di lavoro. Dov'è? Cosa ha detto lui? Vuole uno sviluppo organico ed equilibrato della portualità. Ma sto follino, ragazzi, fa un casino. Cazzo, non lavorare poveracci, siamo noi. No, hanno ragione, hanno ragione. Oh, comunque mette l'ordinanza, bloccati i lavori al distratore. Era bloccati i lavori al distratore, uscito. Ruggero era così, va, distruggi il mare, va. Alla guarda spaziale! Numero uno, Ruggi. Ha detto comunque, praticamente c'è su Facebook tutto il procedimento con cui hanno praticamente bloccato. Come dire? In mezzo al popolo. Ma si sente, sentite! Voi ci date un cenno, sentite! Fate un ok con un dittino. Quindi il comune mette l'ordinanza, ha bloccato i lavori al distallatore, l'ordinanza su Facebook c'è tutto la procedura che hanno attuato, tra l'altro insomma molto articolata e con molte motivazioni, pertanto vediamo che succederà. Poi, c'è più? No, c'è di no. Non ce n'è più. Ora che è finito le notizie, è finito anche il frullino. È finito anche il frullino, è finita la notizia, no. Ma ci abbiamo una notizia carina. Un consiglio di lettura della nostra amica libraia Silvia Boano, ovvero Mar di Libri, che è questo librettino lì. Si chiama Brevi che ti passa e sono 55 micro racconti di autori vari, di vario genere, quindi tra cui ne abbiamo qua una prova. Che guarda, l'ho mandato a questo editore che è Campi Magnetici, grandissimo, simpaticissimo. Io non si sente, piglia il capo che è fullino. Roberto Venturi, quindi fa parte insomma del gruppo degli editori e degli scrittori, sono 55 minuti racconti, sono davvero brevi, guarda. Sì. Ti faccio vedere una paginetta, per esempio, durano, cioè, anche delle belle illustrazioni, uno, vedi? Due pagine e finite il micro racconto. Allora, ho partecipato anch'io ed è la storia di un coniglio. Quindi voi andate da Silvia a Piazza della Repubblica. D'accordo. E gli dite: me lo dai il libro è del libro. Coniglio. Brevi racconti. Quindi brevi racconti. Non avete, io ho letto il, non avete il problema, diciamo, di lasciarlo su cioè di finire la storia. Io c'ho un grosso problema da quando faccio l'edicola quotidiana con lui, mi sta indirizzando alla lettura, ragazzi. E ora, poi c'è la spacciatrice di libri. Poi ogni tanto, ora poi ve ne proponiamo uno. Questo comunque è simpatico perché sono editori particolari, piccoli editori, roba sperimentale, divertente, che dico, non avete problema a finire il racconto. Sono va leggero, va veloce, almeno per me che sono abbastanza durello. Orgasmi letterari veloci. Wow. Precoci. Yeah. Precoci era un po' brutto, però insomma. Forza. Benissimo, oggi sono state le mini olimpiadi a Portoferraio, c'era la fondazione Tommasino Bacciotti. Che sì, guardavo se c'era qualcos'altro. L'avevo messa. Ma l'avevo messa. Quindi sì. Quindi le mini olimpiadi, dice, c'è comunque tantissima gente. Quindi seguiteli. Qui. Ha ragione, ok. Poi lo Zirosa che festava 10 anni, tira. E i Giovanni Marinesi espongono lo striscione per Giulio Regeni. Speriamo che venga anche alla luce questa verità, sembra che qualcosa si stia muovendo con la rogatoria internazionale. Speriamo davvero. E niente, quindi oggi dovrei. Ora chiameremo per sicurezza, vediamo un attimo se. Sì. Bellissimo titolo, Brevi che ti passa. Complimenti per l'editore, grazie Franco. Sì, è stato bravo l'editore, grandissimo, ed anche un personaggio molto simpatico, Roberto Venturi. Benissimo. Attenzione, perché ora ve la mollo così, non ce ne mollo nulla, perché mi è venuto in mente, la mente parlava, ha detto una parola, mi è venuto in mente. C'è altre liste pronte per venire da noi e una mi ha chiamato stamattina lasciandomi di sasso. Sai qualcosa? Sì. Ah, allora glielo avevo detto. No, beh, detto. Verrà anche lui.
verrà anche lui. Quindi noi, se venite ci fa piacere, perché c'è a giro, dice che a giro c'è Borghese con i quattro ristoranti. Four ristoranti qui sull'Elba. Secondo noi uno l'abbiamo sgamato. È a Porta Azzurro. A Porta Azzurro. Insomma, una bella cosa anche per l'isola, perché il programma è visto. Vede l'orizzonte, vede un nuovo continente, vede quindi. Anzi, se avete Borghese che ne coraggio, se volessi venire a fare un saluto alle Vico Albano, ci farebbe molto piacere. Cristoforo! Colombo, ombo, dove ombo. Sei? Ciao ragazzi! La Nina! La Pinta! La Pinta! Ciao!